per due volte in orbita intorno alla Terra come un astronauta. Oltre 90 i paesi che ha visitato in tutto. Il secondo giro del mondo, Riccardo Travaglini, architetto, terapeuta e runner sanbenedettese, lo ha concluso da poco. Il 7 luglio scorso è tornato nella Riviera delle Palme dopo un tour durato 7 anni. È sorta in me a un certo punto la necessità di continuare un percorso che avevo iniziato dopo l'università, quando avevo fatto il primo giro del mondo, e avevo visto che avevo imparato tantissimo, che soprattutto avevo conosciuto dei lati di me che vivendo in una sola città, in un solo luogo, non avrei conosciuto. Tantissime le esperienze vissute, talvolta estreme. Da maratoneta Riccardo si è allenato a stringere i denti e ha imparato ad affrontare situazioni difficili. Il veganismo, la meditazione e lo yoga sono stati per lui una costante. La pandemia che ha bloccato il mondo è stata vissuta come un'opportunità di crescita. 3 giorni prima che chiudessero tutte le strade sono andato verso un'altra parte del Salvador e ho trovato, diciamo, rifugio in una piccola scuola privata dove dovevo fare l'insegnante, ma siccome l'insegnante non era possibile perché i bambini non sarebbero più andati, mi hanno fatto fare, diciamo, ristrutturare, recuperare il giardino, manutenzione della scuola, e quindi poi con un piccolo gruppo, stavo in un villaggio di 500 persone, alla fine ho passato la pandemia in un modo delizioso e ho approfittato di questo silenzio, di questo vuoto che si è creato per nuovi stimoli. Un tatuaggio, una gara e un tenero incontro per ciascuna tappa del suo viaggio. Per sostenersi, Riccardo si è cimentato nella cucina, sua grande passione, ma ha imparato anche altri mestieri, nonché a parlare in modo fluente lo spagnolo, il francese e l'inglese. Mi è sempre piaciuto cucinare, ho imparato ad essere chef, ho fatto lo chef professionale in un ristorante vegano, perché cucino solo cibo vegan. Poi ho imparato a essere carpentiere, mio nonno era falegname, quindi un po' alla volta ho imparato anche a seguire il mestiere di mio nonno. Ho imparato ad insegnare, faccio yoga, faccio alcuni tipi di ginnastica che ho imparato in altri paesi e quindi posso condividere le mie conoscenze. Non sono mancati momenti difficili, ma da maratoneta Riccardo non ha mai mollato. Sui social ha condiviso pensieri e fotografie, ma ha approfittato anche della disconnessione dal web per guardare meglio dentro se stesso. Quindi ci sono stati momenti in cui la mia italianità, il mio essere sanmettese e marchigiano è stato utile e valido, e altri momenti in cui invece ho cercato di essere un cittadino del mondo per potermi integrare meglio nelle varie situazioni dove ero.